vero e proprio concorso gastronomico che ha coinvolto 13 classi per un totale di 300 alunni e una trentina di docenti del Liceo Scientifico Da Vinci e del Liceo delle Scienze Umane Racchetti. Nell'anno dell'Esposizione Universale i ragazzi si sono sfidati, ideando, preparando e cucinando una ricetta che meglio li rappresentasse come gruppo classe, una sorta di carta d'identità, manifesto della psicologia della classe, scelta attraverso un percorso interdisciplinare che ha coinvolto diverse materie. Il progetto, denominato Verso Expo 2015, si è articolato in diversi momenti dell'anno scolastico e ha visto la collaborazione di realtà enogastronomiche del territorio. Nella fase finale del progetto, una giuria di esperti gastronomici, insieme ai docenti, doveva ascoltare la presentazione delle ricette dei ragazzi, assaggiare i loro piatti e dare una valutazione finale. Abbiamo realizzato un tortino, il cui nome è Contrasto, perché è un tortino al cioccolato con uno zabaglione al basilico. Esternamente sembra duro e quindi ci si aspetta un qualcosa di molto forte all'interno, invece si scopre che in realtà ha un cuore molto morbido, così come lo è la nostra classe. Noi abbiamo preparato delle praline, il loro interno sono tutti uguali, sono formati dal cioccolato, da mascarpone, zucchero a velo e cacao. E questo sta ad indicare appunto l'unità della classe e la nostra voglia di lavorare sempre insieme. Invece ciò che differenzia le varie praline è la pralinatura. Alcuni hanno le scorze d'arancia che sta ad indicare la nostra voglia di lavorare, la nostra voglia di strafare. Altri invece sono ricoperti di pistacchio oppure mandorle, che all'apparenza possono sembrare comunque molto chiuse, molto riservate. Assaggiandole invece si scopre il vero lato croccante e buono appunto delle praline. Tra gli obiettivi del progetto, migliorare le relazioni all'interno del gruppo classe, connettere tra loro le varie discipline e instaurare legami significativi con la cultura e l'economia del territorio, in questo caso partendo dal tema del cibo. A partire da questa idea abbiamo poi ampliato, diciamo così, il progetto per far sì che un po' tutte le discipline potessero risultare coinvolte: scienze, educazione fisica, storia, italiano, lingua straniera, insomma, in modo tale che tutto concorresse a dare un'idea di cultura che trovasse nel cibo la sua componente essenziale.